Ciao a tutti, sono Amo gli italiani, benvenuti alle ultime notizie di oggi. Ennesima brutta batosta per Fedez, che è stato tradito dal suo compagno più fedele. Anche i numeri parlano chiaro, che cos'è successo? Tra le figure più discusse del jet set italiano troviamo sicuramente Fedez, che in questi anni si è guadagnato la fama di VIP che litiga con tutti. Non solo nemici, ma spesso il rapper si trova invischiato in litigi con quelli che erano suoi amici. Adesso il marito di Chiara Ferragni sarebbe stato tradito da uno dei suoi compagni più fedeli. Andiamo a vedere cos'è successo e perché i numeri sono a dir poco eloquenti. Tra i personaggi più chiacchierati del momento troviamo ancora una volta Fedez. Il carattere peperino e leggermente egocentrico del cantante l'ha portato a litigare con un altro amico. Infatti, dopo aver interrotto i rapporti con J-Ax e Fabio Rovazzi, adesso alla lista si aggiunge anche lo youtuber Luis Sal, dopo alcune divergenze sulla programmazione del loro podcast Muschio Selvaggio. Dopo un video postato sul canale ufficiale del Mucchio, è arrivata pronta la risposta ironica ed irriverente del giovane bolognese, che ha messo alle strette il cantante. Proprio Fedez ha provato a controbattere allo youtuber con delle stories su Instagram, che purtroppo per lui non hanno avuto la stessa risposta mediatica del video semplice ma efficace di Luis Sal. Una sconfitta su tutti i fronti per il cantante, costretto a digerire il boccone amarissimo per lui che è da sempre interessato ai numeri. Infatti il pubblico sembra aver dato ragione proprio allo youtuber bolognese, dopo il botta e risposta che ha infiammato il web. Andiamo quindi ad analizzare tutti i numeri a riguardo. Fedez, altra batosta per lui, i numeri danno ragione a Luis. In poco tempo la sfida tra Luis Sal e Fedez si è trasformata in una vera e propria battaglia mediatica a colpi di numeri. Dopo aver analizzato il successo dei due video sembra proprio che il pubblico dia ragione al giovane youtuber bolognese. C'è da dire che entrambi i contenuti hanno subito raggiunto la cima delle tendenze di YouTube. Inoltre la controversia tra i due ha totalizzato molti più viewers rispetto alle ultime puntate di Muschio Selvaggio, che vedono protagonista solamente il cantante milanese. Analizzando i numeri possiamo dire che non c'è alcun dubbio. Il video di Luis Sal in un solo giorno è riuscito a totalizzare la bellezza di 4,2 milioni di visualizzazioni. I 4 minuti di contenuto sono stati più efficaci rispetto al monologo di 15 minuti di Fedez, che invece si è fermato a solamente 2,3 milioni di visualizzazioni, piazzandosi al terzo posto nelle tendenze nazionali. Inoltre anche i mi piace non mentono con il content creator bolognese, che ne ha ottenuti 282.000, contro i 95.000 del marito di Chiara Ferragni. Anche i commenti sembrano premiare Luis Sal, con il popolo youtubico che ha apprezzato la chiarezza e la concisione del bolognese, che è riuscito ad utilizzare perfettamente anche una spiccata chiave ironica. A differenza del video di Luis, è molto facile sotto il video di Fedez trovare dei commenti negativi, con alcuni account che hanno definito il cantante un distruttore di relazioni. Insomma, quella di Federico sembra essere una sconfitta totale stavolta, con gran parte del pubblico che si è schierato contro di lui. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.